buon pomeriggio, buonasera a tutti e a tutti. Grazie di nuovo per essere qui per questo Geografie per l'Uomo 2.0. Questo pomeriggio abbiamo l'onore di avere qui dal Weizmann Institute Tom Rann, giovanissimo, classe 1981, ma promette ancora meglio di quello che vi farà vedere. Abbiamo pensato di dotare questa conferenza, che sarà come sempre per immagini anche, ma in lingua inglese, abbiamo pensato di dotarla di una traduzione non simultanea ma prossima, diciamo, a quello che lui dice. Mi chiede Tom di dirvi se volete interrompere, volete fare ogni tanto, se per alcuni aspetti volete fare delle domande, sono benvenute, o se no le potete fare poi alla fine. L'argomento lo trovo personalmente molto interessante. Fantascienza ci siamo davvero, ma penso che vi accorgerete che siamo veramente oltre quello che l'immaginazione ci potrebbe fare pensare per alcuni filoni della ricerca e per le possibilità che la ricerca dà, come abbiamo detto un po' dall'inizio di questa nostra serie, prendendo un po' consapevolezza di quelli che sono gli avanzamenti tecnologici, di come, se ben utilizzata, ci possa permettere di migliorare la qualità della vita. Questa è sempre l'idea che sta dietro ad alcune delle proposte che vi facciamo qui, oltre che all'avanzamento della conoscenza scientifica, cioè nuove cose che non immaginavamo e che non immaginava neanche Tom quando ha cominciato. Quindi sono molto contento di dare la parola a Tom Rann. Okay, so hi, my name is Tom, I'm a scientist from the Weizmann Institute. Buonasera, sono Tom Rann from dal Weizmann Institute, sono uno scienziato. And maybe in a sentence about myself, well, I joined the Academy World about 13 years ago. Circa 13 anni fa sono entrato nel mondo accademico. More oriented towards the neuroscience field. E soprattutto mi sono interessata delle neuroscienze. But then I've heard some people in the cafeteria randomly discussing about a new project called the biological computer. Ma poi ho ascoltato alcune persone che parlavano nel bar di questi aspetti biologici legati al computer. And in that second I left everything and joined the project. E così ho abbandonato tutto e mi sono unito a questo nuovo progetto. And if I have to sum up the entire vision of the biological computer, e se devo dare una mia visione del computer biologico, it is that we will have tiny water drops which will contain trillions and trillions of computers comprised out of the same materials that we are comprised out of, DNA, proteins. È l'idea che se noi dobbiamo avere questa idea del computer biologico, che è costituito da trilioni e trilioni di goccioline costituite di materiale di cui noi stessi siamo fatti. And in the same fashion that we swallow or consume any drug or tablet, we will consume these tiny water drops. E nello stesso modo in cui noi assumiamo una qualsiasi pastiglia, noi assumeremo anche queste goccioline. And the computers which will be equipped with vast medical knowledge will start to roam inside our bodies. E il computer avrà questa grossa conoscenza medica e comincerà a girare per il nostro corpo. And will know how to search and detect cancerous cells. E saprà anche come rilevare delle cellule cancerogene. And upon recognizing a cancerous cell, it will kill it, it will eliminate it. E oltre a riconoscerle, le eliminerà anche. And this is very different from the main method today. E questo è molto diverso dal metodo utilizzato oggigiorno. Think about some poor lady who senses a lump in her breast. Pensate a una povera donna che si sente una massa nel proprio seno. Then first of all you can say it's not the initial phase, it's not only a few cancer cells, it's already a huge lump which you can feel externally. E quindi non sono solo alcune cellule cancerogene, ma è già una massa costituita. Then she goes to the physician who sends her to do all kind of tests to determine if it's cancer, if so of what type.
e quindi va dal medico che la sottopone a tutta una serie di esami per la conferma dell'aspetto tumorale. And only upon the return of the results will she finally start to get an active treatment. E quindi solo alla fine del risultato di tutti gli esami comincerà a fare una vera e propria cura. And the main concern, of course, is that it already could be too late. E la preoccupazione è che naturalmente potrebbe essere troppo tardi. So in opposed to this, the biological computer enfolds the diagnostic stage and the treatment stage. Quindi col computer biologico invece noi abbiamo contemporaneamente la fase diagnostica e la fase anche di trattamento. But moreover, the biological computer doesn't need the person to be aware that a cancerous process is taking place inside of him. Ma col computer biologico non è detto che uno sia già consapevole che all'interno del proprio corpo c'è una attività cancerogena da parte di alcune cellule. It can roam the body, find the cancer cells and kill them, and the person wouldn't even know. Quindi il computer può girare per il corpo umano, trovare queste cellule, ucciderle senza che la persona ne sia consapevole. So I know that this sounds a bit like science fiction, but this is why I'm here to tell you a bit about what we've been doing for the past 10 years. Lo so che sembra un po' fantascienza, ma io sono proprio qui per raccontarvi quello che abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni. And we've been starting to build systems and computers comprised out of DNA, out of viruses, out of bacteria. Abbiamo cominciato a studiare questo computer, analizzando anche l'aspetto del DNA e gli altri. And the vision, as I've said, is that we will have trillions of biocomputers which will roam inside our bodies. They will diagnose cancer cells and treat them. Quindi l'idea è che avremo un computer che gira all'interno del nostro corpo, che identifica queste cellule cancerogene e le uccide. Quindi abbiamo diagnosi e trattamento. And the way we do it is like we all know from the big world. We go to the physician, and in this case he is the computer. E come diciamo andare dal medico, ma in questo caso è un computer. We give him as input everything we feel, fever, headaches, cough. Gli diciamo tutto quello diciamo che abbiamo, tosse, febbre, eccetera. He analyzes all of the input and for instance says, okay, you've got the flu. E analizza tutti i nostri input e poi dice, d'accordo, hai l'influenza. And as an output, he offers, okay, so take some rest or Advil or any other medicine. E come output ci dice quale medicina prendere. So we do the same thing, but on a lower scale, on a macroscopic scale. Quindi facciamo la stessa cosa, ma su scala microscopica. If this is a cell in our body, then we shrink all of these tiny computers, tiny physicians. E se questa è una cellula del nostro corpo, vedete all'interno, inseriamo questo mini dottore. They enter to all of the cells in our body and they ask what do they see around them. Entra in tutte le cellule del nostro corpo e chiede in giro quello che vedono. Because a cancer cell has different mutations, different proteins, and these physicians know how to recognize them. E perché le cellule cancerogene sono diverse, hanno diverse proteine, hanno diversa evoluzione, ma questo medico le conosce. And if you compare it to chemotherapy, think that chemotherapy is just a poison which kills dividing cells. E se pensiamo alla chemioterapia, la chemioterapia diciamo uccide anche certe cellule buone. And the problem is that it's not specific enough, and this is why we have so many side effects. E il problema è che la chemioterapia non è sufficientemente specifica e questo è il problema di questo tipo di terapia. So we build these small computers to recognize more than one parameter. Quindi noi costruiamo questo computer per riconoscere più di un parametro. A cancer cell, they will recognize it if it holds, for example, 4 different mutations. Ad esempio riconosce le cellule cancerogene se riconosce queste 4 mutazioni.
And only if this doctor sees that he is inside the cell with all the four mutations, he will diagnose it as a cancer cell. E quindi il dottore all'interno della cellula, solo se vede queste quattro mutazioni, la riconoscerà come cellula cancerogena. And if he recognizes it as, let's say, a breast cancer cell, he will release a toxin that will kill the cell. E se la riconosce come una cellula cancerogena, ad esempio all'interno del seno, la ucciderà. In this way you have specific killing only of the cancer cells and not the normal healthy cells. Quindi in questo modo riusciamo a uccidere solo le cellule cancerogene e non le altre. But I think that the first question that everybody usually asks is why do I call it a computer? Ma la prima domanda che tutti generalmente mi fanno è perché lo chiamiamo computer? People usually say this is a computer. Something with a keyboard, with a screen, with a mouse you can play with. Generalmente le persone mi dicono questo è un computer dove c'è uno schermo, una tastiera, un mouse. And my computer just looks like a tiny water drop. Mentre invece il mio computer è proprio come una gocciolina d'acqua. And I try to make people think that a computer is a general notion in our head. E io cerco di far capire alle persone che il computer è una nozione generica che noi abbiamo in testa. And maybe we can even think about this as something that acts like a computer. E potremmo pensare anche a questo come qualcosa che agisce come un computer. This is a cancer cell, a colon cancer cell, and it's dividing into two distinct cells. Questo è una cellula del colon, una cellula cancerogena che si sta dividendo in due cellule. And this cell and every cell in our body needs to constantly monitor what's happening outside, what's happening inside. E in questo modo noi riusciamo a monitorare continuamente ciò che succede all'interno e all'esterno. And to output responses. E avere un output delle risposte. For example, if it's a sunny day and we go to the beach and get sunburned. Ad esempio, se è una bella giornata di sole e andiamo sulla spiaggia e poi ci scottiamo. And after a couple of days our skin peels off. E dopo un paio di giorni cominciamo a perdere la pelle. Then it's not a bug in our code. Questo, diciamo, non è un difetto del nostro corpo. Our skin cells are programmed to sense if they have been mutated to the point in which skin cancer is the risk is too high. La nostra pelle riesce a capire e arrivare al punto dove capisce che ci può essere una mutazione verso anche una fase cancerogena. So they just output a response to kill themselves, to commit suicide. Quindi come risposta è, diciamo, un suicidio da parte della cellula. They peel off and make way for new skin cells. Che quindi noi perdiamo la cellula, queste cellule, per lasciare il posto alle nuove cellule. But let's say I've convinced you a bit and you're willing to see it as a computer. Non so se a questo punto vi ho convinto e cominciate a vedere questa idea come un computer. Why do we need them? E quindi perché abbiamo bisogno di questi Because computer? We already have regular computers. Perché abbiamo già dei computer. So we basically want to use their advantages. Quindi noi vogliamo utilizzare questi computer. So first of all they are built out of biological material. Prima di tutto perché sono costruiti di materiale biologico. So they can interact with our body more easily than electronic computers. E possono quindi interagire più facilmente col nostro corpo dei normali computer. The chances for rejections are much lower. E anche l'eventualità di un rigetto sono assai inferiori. And of course the biggest advantage is the size. E naturalmente il grosso vantaggio sono le dimensioni. I didn't say so, but in a tiny water drop, 3 trillion computers work in parallel. Non l'ho detto, ma in una goccia d'acqua, 3 trilioni di computer lavorano in parallelo. And if you look at a regular laptop, it is this number 1 million trillion times larger in order for it to be injected into living cells. E non l'avevo detto, ma qui è questi trilioni di volte molto più grosso di quanto sia necessario per essere appunto iniettato in una cellula vivente.
And if we look at the Guinness World Record of 2004, e se noi guardiamo il Guinness World Records del 2004, then the smallest PC of 2004, this was its size, as you can see. Il PC più piccolo del 2004 che ha avuto il record, ha battuto il record, queste era di queste dimensioni, come potete vedere. Which is of course very small, but not small enough to be injected into living cells. Che naturalmente è abbastanza piccolo, ma non sufficientemente piccolo da essere iniettato in cellule viventi. And if you'll take a look a bit to the left, e qui, se qui guardate a sinistra, you can see that the record for the smallest biological computer was set. Qui potete vedere che abbiamo quindi battuto e ottenuto questo record del computer più piccolo. And as I've said, this is how it looks at the end, just like a tiny water drop. Ed è così, queste sono le dimensioni, proprio una gocciolina d'acqua. So it's not really impressive visually. Quindi non colpisce da un punto di vista visivo. But think about how much information this tiny water drop contains. Ma pensate solo a quante informazioni contiene questa goccia d'acqua. About many different types of cancer. Contiene informazioni di molti tipi diversi di tumori. What are their characteristics? Le loro caratteristiche. How to integrate these features? Come integrare eventuali altre caratteristiche. And finally to decide if to release a toxin which will kill that cell. E quindi come rilasciare una tossina che li possa uccidere. And I won't get into how this computer works. Non vado nei dettagli su come funziona questo computer. But I will just say that it's not that different than how a regular computer works conceptually. Ma dirò semplicemente che concettualmente funziona più o meno come il computer normale. We all heard about the zero and ones and how we can use them in order to represent information. Noi sappiamo, tutti conosciamo zero e uno e sappiamo come si possono utilizzare per combinare vari tipi di informazioni. And even that is not too difficult to understand. E anche questo non è difficile da capire. Just think about the fact that each one of us is represented by a unique number, a unique barcode. Pensate semplicemente che ognuno di noi ha un proprio numero unico. So when we first started to think about a biological computer, we needed to think about some biological equivalence. Quindi se quando cominciamo a pensare a un computer biologico, dobbiamo cominciare a pensare a qualcosa di biologicamente equivalente. But the beautiful part is that nature already invented one. Ma la parte più bella è che la natura ne aveva già inventato uno. The DNA molecule. La molecola del DNA. Think about the fact that each one of us started as a single cell. Pensiamo che tutti noi abbiamo avuto inizio da un'unica cellula. A fertilized egg. Un ovulo fecondato. And in that single cell was already all of the instructions how to bake all of the organs and finally all of us, the entire organism. E questa cellula aveva tutte le informazioni su come poi costruire il nostro intero organismo. So what we do, we order from the store small strands of DNA. Quindi noi qui prendiamo un piccolo un filamento del DNA. And we tie them up together in order to build our computers. Lo colleghiamo, lo attacchiamo ad altri filamenti per costruire un piccolo computer. And I know this sounds strange. E so che questo potrebbe sembrare un po' strano. So this is one of the sites we use in order to order DNA. We just, questo è quello che utilizziamo per ottenere questo DNA. We just enter the sequence of the DNA we want to order. Ecco, questa è la sequenza che vogliamo trattenere. And just like in Amazon or eBay. E come in Amazon o eBay. I can add it to my order. Posso aggiungerlo nel mio ordine. A strand of DNA is really cheap. It's less than €2. E questa poi mi viene inviata. And if I finish my order until 4 p.m., I add it to the cart and finish the order. E se faccio quest'ordine entro le 4 del pomeriggio, lo posso aggiungere al mio carrello. Then the next following day until 11 a.m.
E il giorno dopo, entro le 11, a delivery guy comes with an envelope, mi viene consegnata quindi una busta containing a tube with a white powder, che contiene una provetta con una polvere bianca. And that's the DNA I have ordered the day before. E quello è il DNA che io ho ordinato il giorno prima. So it's that easy and cheap to order DNA nowadays. Quindi oggigiorno è così facile ordinare il DNA. And if you still wonder, okay, but what do they have in these companies? E se quindi vi domandate, ma che cosa hanno in queste società? That allows them to manufacture DNA. Che consente loro di produrre del DNA. Then what they have are printers. Quello che hanno è una stampante del DNA. Which looks like regular big printers. Che appare proprio come una grossa stampante normale. But instead of having color cartridges which contain the different colors. Ma invece di avere delle cartucce a colori. They have cartridges containing the building blocks of DNA. Hanno delle cartucce che contengono i blocchi che costruiscono il DNA. So my delivery is gets directly into this printer. Quindi ciò che io ottengo viene inserito direttamente in questa stampante. Which just prints out the DNA I've ordered. Che stampa il DNA che ho ordinato. Which comes the next following day che to poi my lab. Il giorno seguente mi arriva a casa. And if that's not enough to convince how DNA is amazing, e se questo non è sufficiente per far capire quanto sia stupefacente il DNA, if you want to build computers out of biological material, e se si vuole costruire dei computer con materiale biologico, we need them to act as computers and not as biology. Devono agire e comportarsi come dei computer e non secondo i ritmi biologici. Because biology is messy. Perché la biologia può essere un po' più rozza. And it's not organized like a computer. Non è organizzata bene come un computer. And I can say that DNA is a good candidate for something organized, digital, robust. Il DNA può essere ben utilizzato in varie altre attività. And you probably all heard about DNA. It has a nickname. Il DNA ha anche un soprannome, quello del corpo. Of the double strand. Quello della doppia elica. Because each strand, like a partner here in Valentine or whatever, it has its partner. That depending on the sequence, they just stick, hybridize to one another. Quindi ogni filamento ha un corrispondente partner. And you can program the sequence to make the entire strand fold into different shapes. Quindi si può cambiare la sequenza per ottenere forme diverse. And this work by Paul Rotmund. E questo lavoro di Rotmund. From Caltech. Da Caltech. Is one of my favorite works. È uno secondo me dei lavori migliori. And he pre-designed the sequences. E ha ridisegnato le sequenze. To make the entire strand of DNA fold. Per piegare l'intero filamento del DNA. Into different shapes. In forme diverse. For example, he planned a DNA which will look like a rectangle. Ha programmato quindi un DNA come nella forma di rettangolo. A star. Di stella. Eccetera. Eccetera. And I remind you, you cannot see it, of course, with your bare naked eye. Naturalmente tutto questo non si può vedere così ad occhio nudo. Even not with a regular light microscope. Neanche con un microscopio con luce. So if you want to get published, you need a good photo. Quindi se volete una bella foto. So he used a electron microscopy. E utilizza il microscopio elettronico. And this is indeed what he got, you can see. E questo è quello che ottiene, vedete qua. And maybe I'll enlarge my favorite shape, quindi the smiley. Queste sono naturalmente le forme che io preferisco, queste faccette. You can see here the DNA strand, how it comes in from the bottom. Vedete qui il filamento del DNA come viene dal fondo. How it folds to the smiley shape. Come si piega per dare la forma desiderata. And comes back from the bottom. E ritorna poi in fondo, dalla parte in fondo. And one of the colleagues in the field said. E uno dei colleghi ha detto.
that this is the most concentrated happiness ever created, che questa è la felicità più concentrata che sia mai stata creata, because a tiny water drop actually contains trillions of smileys made out of DNA. Perché una gocciola quindi può contenere tutte queste quantità di DNA. And of course he said it in a scientific conference. E l'ha detto naturalmente a una conferenza scientifica. And everyone was laughing and on the floor. E tutti ridevano, si piegavano in due. But I have to remember that popular or regular normal crowds don't have the sense of humor of scientists. And ma questo I might as well just take out this not regularly funny joke. And he sent this era una battuta un po' tra scienziati, era una reazione tipica di scienziati. And he sent this work to Nature. Nature and Science are the most prestigious or highly impact factor journals. E ha inviato questa immagine alla rivista Nature. Nature and Science sono le più famose, rinomate. And since then the field has really got a lot of boost and flourished. E da allora, diciamo, questo discorso è andato avanti, si è esteso. You can see here 3D shapes. Qui vedete altre forme. And for me it's not clear if it's art or science because these are really beautiful flowers. A un certo punto anch'io non ho più le idee chiare se questa sia più arte o più scienza. And actually even if you would inject these smileys into cancerous or normal healthy cells, e se dovessimo iniettare quindi queste faccette in cellule normali o cellule cancerogene, maybe you would lighten up the mood a bit and make them smile, but it won't be able to cluster. Forse preferiamo appunto quelle che sorridono, ma non riusciranno a formare dei cluster, ossia dei which gruppi. Cells are cancerous and which cells are healthy? Che individuano quale cellule sono sono in buona salute e quali cellule invece sono cancerogene. And what we did in the lab of Professor Shapiro, we created. E quindi noi quello che abbiamo fatto è di creare small computer programs, piccoli programmi per il computer, which can scan their environment, che possono eseguire una scansione dell'ambiente, and answer different questions, e rispondere a domande diverse. For example, these computers you can teach them different facts. Ad esempio, a questi computer potete insegnare fatti diversi. For example, facts about people. Ad esempio, anche fatti sulle persone. You can state the eye color, the hair color. Si possono affermare il colore dei capelli, degli occhi. And you can also have different rules. E si possono anche avere regole diverse. For example, that Brad Pitt loves brown hair and blue eyes. Ad esempio che a Brad Pitt piacciono i capelli castani e gli occhi azzurri. And then you can ask different questions. E poi possiamo fare domande diverse. Such as does Brad Pitt loves Angelina? A Brad Pitt piace Angelina? And of course, using these facts and rules, you can deduce the answer yes. E quindi utilizzando queste domande, questi fatti, si arriva alla risposta che è sì. This slide comes from a project which aims to bring kids closer to science. Questo è, diciamo, fa parte di un progetto il cui scopo è quello di far arrivare i ragazzi, i ragazzini, i bambini più vicini alla scienza. So this is the world of examples. Quindi questo è un esempio. But of course we don't work on gossip from Hollywood. Ma naturalmente noi non lavoriamo sul gossip di Hollywood. We have facts and rules which noi ci basiamo su fatti e su regole which corresponds to specific mutations of different types of cancer. Che corrispondono a diversi tipi di mutazione dei diversi tipi di tumori. So what we basically did was to have tiny water drops. Quindi quello che abbiamo fatto sostanzialmente è di prendere una piccola goccia d'acqua which contain a lot of information about people, che contiene molte informazioni sulle persone. We could ask different questions about every one of us if we encoded the information in the tiny water drop.
potremmo chiedere tante informazioni su di noi se l'avessimo inserite in questa goccia d'acqua. And if the answer was yes, e se la risposta è sì, the tiny water drop, la goccia d'acqua, just lit up, just fluorescent in the darkness, brilla nel buio. And we would know that the answer is yes. E quindi questa sarebbe la risposta sì. But the vision is much more futuristic. Ma la visione è molto più futuristica. That everyone one day could take a USB to spit in it and to connect it to their computer. È che un giorno la gente possa prendere una provetta, sputarci dentro, collegarla al computer. And to ask different questions about themselves. E porre molte domande su se stessi. For example, am I lactose intolerant? Sono ad esempio intollerante al lattosio. Am I a carrier of some dangerous cancerous gene? Sono portatore di geni cancerogeni di qualche tipo. And the beautiful part is that this works in the lab. La cosa meravigliosa è che questo lavora, funziona in laboratorio. Because lab have robots. Perché adesso ci sono dei robot. Not necessarily cool robots like you in IIT. Non but, proprio come robots, questo in IT. But robots which just serves us as manufacturers, high throughput manufacturers. Ma che funzionano un po' anche proprio come produttori. And this is just a short video of one of our robots. Questo è il video di uno dei nostri robot. You can see how it takes a plate and then vedete it can che prende una it can now take one time tips, short straws. Quindi prende queste provette, le inserisce. It aspirates let's say my saliva. Aspira ad esempio la mia saliva. Or maybe both mine and my wife's. Ossia potrebbe anche prendere quella mia e anche quella di mia moglie. And then we could ask different questions. Is there e poi possiamo fare diverse domande. Is there any genetic incompatibility that we need to be aware if you want to have kids? C'è una qualche incompatibilità genetica di cui dobbiamo essere a conoscenza se vogliamo avere dei figli? Or any other genetic questions that you can imagine? O qualsiasi altra domanda genetica che vi possa venire in mente. And if I said that the first computers were really simple with facts and rules, se i primi computer erano veramente semplici, si basavano su fatti e regole, the nowadays computers, quelli del giorno d'oggi invece, are all inside the bacteria. Sono tutto all'interno di questi batteri, ad esempio. Because I didn't know this when I started to work with the bacteria. Perché non lo sapevo io quando ho iniziato a lavorare sui batteri. But for every human cell that we have in our body, ma per ogni cellula umana che abbiamo all'interno del nostro corpo, we have 10 bacterial cells. Abbiamo 10 cellule batteriche. Which means that a person is actually 90% bacteria and only 10% human, or I don't know how to look at it. Che vuol dire che c'è solo il 10% di essere umano. But this is a fact. Ma questo è un fatto. And this allows us to use something that we have within, naturally. E questo ci consente di utilizzare un qualcosa che abbiamo all'interno di noi stessi, in natura. We can take out a certain bacteria. Possiamo prendere questi batteri cellulari. To look at it as a working computer. E analizzarlo come un computer che funziona. Install into it our software. Inserirlo nel nostro software. For example, let's imagine giving it a guidance software. Ad esempio, un guidance software. Which will allow it to swim towards tumors, cancerous tumors. Che consentirà di nuotare fino alle cellule cancerogene. To recognize that they arrived their destination. Per riconoscere la loro destinazione. And only then release a certain toxin which will kill that tumor. E solo in quel caso emettere delle tossine per uccidere la cellula tumorale. And this really allowed us to upgrade our models to things that work like electrical engineering. E questo ci ha consentito di elaborare i nostri modelli come l'ingegneria elettrica. This was one of the first computers in the world. Questo era uno dei primi computer al mondo. Which was pretty simple but did the job. Che era molto semplice ma aveva il suo effetto.
the Apollo guidance computer which navigated to the moon. Il computer che è andato sulla è andato nello spazio sulla navicella Apollo. And this is the blueprint of the electric gates. E questi sono tutti questi portali elettrici. And in each one of these nodes an electric current can come in and come out. E in ognuno di questi c'è dell'elettricità che entra e che esce. So we just copied this. Quindi abbiamo semplicemente copiato questo concetto. But instead of using electricity, ma invece di utilizzare l'elettricità, we use genetic elements. Utilizziamo degli elementi genetici. Each one of these nodes is a gene that can be triggered on. Ognuno di questi è un gene. And then trigger the next gene. Il quale poi si aggancia al gene successivo, which can trigger the next gene and the che next può gene scatenare and the next il gene ancora successivo e così via dicendo. And then you can imagine how we can have a small circuit of genes which can do many wonderful stuff. Quindi possiamo avere un piccolo circuito di geni. So this type of treatments nowadays are really popular to treat using bacteria. Questo tipo di trattamento è molto popolare al giorno d'oggi, che utilizza questi batteri. And I don't know how many of you recognize what you're seeing here. Non so quanti di voi riconoscono quello che vedete qua. But this is actually encapsulated feces. It's what? Encapsulated? Yeah, feces. It's hard to grasp the idea. But this is just quindi è del pesce incapsulato. Yeah, we prefer not to recognize what it is. Forse preferite non riconoscere quello. But this really allows many treatments. I mean, ma questo consente di trattare, di curare molte malattie. Think about obese people. Pensate agli obesi. They say that they are on diets and they don't walk. Dicono sempre di essere a dieta, che però non le diete non funzionano. And we don't believe them. We think that they just break in the middle of the night. Noi non gli crediamo, crediamo che si alzino durante la notte. But actually if you'll take mice, ma se si prendono ad esempio dei topi, obese mice, dei topi obesi, and you will put them on diet, e se li si mette a dieta, you could see that it doesn't work efficiently. Vedete che non cammina bene. Because they lost the natural balance of the bacteria which knows how to process the food efficiently. Perché hanno perso l'equilibrio che li spinge verso un'alimentazione efficiente. And if you'll now take feces from a skinny mouse, e se si prende, fanno dei prelievi da invece un topo magro, and transplant it into an obese mouse, e lo si pone all'interno di un obeso, now the diet will work. Adesso funzionerà, camminerà bene. And there are a lot of new kind of treatments nowadays based on feces transplantation. E quindi ci sono ancora molte nuove tesi che noi stiamo sperimentando. This is why 2 months ago the first. Per questo che 2 mesi fa. The first bank for feces transplantation was opened. Qui si è iniziato con questo trapianto. And they opened it inside one of the universities in the US. Hanno aperto questo centro in un'università statunitense. Because they know that a lot of students will give donations. They offer $40 per donation. E perché sanno che molti studenti si offrono per donazioni perché sono ben retribuite. And they have a lot of contests such as. E poi ci sono anche molte the biggest gare. Donation of the week. Qual è la, diciamo, la donazione principale della settimana? You can imagine the rest. Potete immaginare il resto. Yeah, and this is pretty funny, but more seriously. E questo va bene, però parliamo seriamente. You can check out different projects such as the IHROMI. Si possono controllare vari progetti come IHROMI. This is a beverage which you drink, which questa è una bibita che si beve, which contain different types of bacteria, che contiene diversi tipi di batteri. Each bacteria in a different color, ognuno di un colore diverso, corresponding to a different disease inside our body, corrisponde ad una malattia diversa. And if you wake up and suddenly you see that your feces is in one of these colors,
E se vi alzate e vedete uno di questi colori, then you just go to this readout, allora si esamina, and you can just tell that you have colon cancer. Ad esempio, potete capire di avere un tumore al colon. So instead of going every six months to go to colonoscopy, e invece di sottoporsi ad una colonoscopia ogni sei mesi, this is something that can really help online to know at that instant that something pathological has started. Questo veramente ci aiuta a capire una patologia istantaneamente. And of course we haven't given up also on the competing with regular computers. Naturalmente noi siamo ancora in competizione con i computer regolari. But medical implementations are much more interesting in our opinion. Ma gli utilizzi in campo medico sono molto più interessanti. And I will zoom out from the projects in the Weizmann Institute from to projects all around the world. E adesso due progetti del Weizmann Institute che vanno in giro per il mondo. There's a huge revolution in the world now. C'è una grossa rivoluzione nel mondo oggigiorno. Which for me I wasn't here in the 70s. Io non ero qui negli anni 70, ma but for me it resembles part of the revolution of the 70s. Ma per me è un po' simile alla rivoluzione degli anni 70. That a lot of people like Steve Jobs or Google. E molte persone come Steve Jobs, anche started from garages. Hanno iniziato a lavorare in dei garage. And this is the equivalent of nowadays. E questo è l'equivalente oggigiorno. You have the movement of the do-it-yourself biology. C'è il movimento della biologia fai da te. Which say that each and every one of us has very strong reagents or materials in the grocery store. E che afferma che tutti noi abbiamo molto materiale a disposizione. Let's say bleach, which you can use in order to dissolve almost every biological material. Come ad esempio noi utilizziamo tipo dei detersivi per eliminare macchie biologiche. You can take a hair dryer and use it in order to make yourself a PCR, something that heats water or liquids. Si può utilizzare anche il phon nell'asciugarsi i capelli, eccetera. Or a driller, which you can use in order to improvise a centrifuge. O si può anche creare una centrifuga con un trapano. But maybe I'll stop giving ideas. Ma adesso non vi do altre idee. And you can make many things at home. You can, e si possono fare molte cose a casa. You can paint different drawings. Si possono fare vari disegni. Using glowing bacteria. Con questi batteri fluorescenti. You can even save a lot of money. Si possono anche risparmiare molti soldi. And after the initial phase of the extraction of your stem cells, e dopo, diciamo, la prima fase iniziale legata alle cellule staminali, they like to say, adesso si dice, that they keep those stem cells in their own freezers, in their own garages. Dicono che tengono queste cellule staminali nei propri freezer dentro il garage. And they even like to call themselves biohackers. E si chiamano anche biohacker. Not in the negative sense, non nel senso negativo, of trespassing or sabotaging, per sabotare qualcosa, but in the positive aspect, ma nel senso positivo. It's the first time that we can read our own code, ed è la prima volta che riusciamo a leggere il nostro codice, and hopefully to start to rewrite it. E forse riusciremo anche a riscriverlo. And this is their symbol. Questo è molto semplice. And for years something bugged me about it. E anche se sembra un po' strano, un po' lontano da noi, I didn't necessarily knew what, questo non è proprio così sempre. But I think that mainly it's because their symbol is the symbol of power revolutions. E forse per il fatto che questa sembra una rivoluzione and è un simbolo di potere. And of course some of the revolutions are positive, the feminine revolution and the workers revolution. E quindi poi ci sono anche le rivoluzioni positive, ci sono le rivoluzioni all'interno della famiglia, le rivoluzioni sul mondo del lavoro. But of course there are a lot of dangerous and scary revolutions which are not that positive. Ma naturalmente ci sono anche rivoluzioni che fanno un po' paura, che naturalmente non sono positive. And something that really scared me, e qualcosa che veramente mi fa paura,
is that I gave a lecture in an antivirus company. È che ho tenuto una lezione, una conferenza in una società che si occupa di virus. And from their questions I understood. E dalle loro domande ho capito. How they are preparing for the day that every kid. Come si preparano per il giorno in cui ogni bambino could download the sequence of any virus like Ebola, potrebbe scaricare qualsiasi virus come ad esempio l'Ebola, print it using any DNA printer, as you saw it's really easy and cheap, come utilizzando il sistema che avete visto prima, and there will be a new fashion, e potrebbe diventare di moda, of virus and antivirus but in the real world, diciamo avere una specie di guerra tra virus e antivirus. And maybe some kid will find it funny to just print out viruses in which we all will wake up with purple spots. E dei ragazzini potrebbero anche divertirsi a stampare questi virus che poi però hanno conseguenze negative. And we will need a weekly update of our antivirus vaccine. E dovremmo quindi avere un aggiornamento settimanale delle vaccinazioni antivirali. But of course this is a pessimistic talking if you want. Ma naturalmente questo è un aspetto un po' pessimista. And it's always better to speak optimistically. Ma invece rimaniamo ottimisti. So I really recommend to everyone here if you have a kid or a grandchild. E consiglio a tutti quei presenti se hanno un figlio o un nipote. You're still a kid yourself. O se siete ancora voi stessi ancora dei ragazzini. To go to the Scientific American website. Andare sul sito web della Scientific American. And there are a lot of protocols there. E ci sono molti protocolli lì. Which are really small recipes, like cooking recipes. Che sono delle piccole ricette, un po' come le ricette di cucina. And you can do it with I've done it with my two boys. E io l'ho fatto con i miei maschietti. And it's really nice. For example. Ed è molto carino. Ad esempio. You can start with a banana and some reagents. Iniziare con una banana. Which you buy in one of the near stores in the grocery store. E potete comprare liberamente qualsiasi negozio. And after 60 minutes you end up with its DNA floating in the water cup. Si ottiene il DNA che nuota, diciamo così, nell'acqua. Quindi sono esperimenti molto carini da fare. And of course I think this is the most famous experiment in the world. E questo forse è l'esperimento più famoso del mondo. Of the Mentos and Coke. Quello della Coca-Cola. And somehow it always ends up like this. E si inizia così. So my personal recommendation is always do it outdoors. Io vi consiglio sempre di farli però all'esterno, fuori casa, questi esperimenti. If you don't want to lose your access grants for the kitchen for 2 months. Se non volete perdere o rovinarvi il pavimento della cucina almeno per 2 mesi. So a lot of the time I hear that the new generation is only sits all day long on Facebook and has ADHD and nothing good will come out of it. Molto spesso sento parlare della nuova generazione che sta tutto il tempo davanti a Facebook e che non esce fuori con niente di nuovo, di interessante. So this is a bit of my defense speech for the young generation. E io adesso parlo un po' in difesa invece della nuova generazione. This is a project called iGEM. Questo è un progetto che si chiama iGEM. In which every year, dove ogni anno, a lot of groups from all around the world, molti gruppi che provengono da tutto il mondo, of young people, people without second or degrees or PhD, di giovani che non hanno questo second degree o neanche il PhD, are competing by building projects out of biological material. Partecipano a un concorso del costruire dei progetti con materiale biologico. And as an example of one of these groups, e come esempio di uno di questi gruppi, is this group, è questo gruppo qua, which said every moment humanity is accumulating, che ha presentato questo nuovo progetto nell'accumulo di spazzatura, endless amounts of unrecyclable paper,
Questa è tutta carta non riciclabile. Whether it's a too dense cardboard, che si tratti di un cartone troppo duro, or illuminated paper, o invece della carta luminescente, you cannot recycle it. Questo non può essere riciclato. And they said, why not to take a regular bacteria like E. coli? E loro hanno detto, perché non prendiamo un batterio come l'E. coli? And give it a single gene. E inseriamo un gene which will allow it to eat cellulose, che consentirà di mangiare la cellulosa, the stuff that comprises paper, e quindi per ridurre tutta questa carta. And not only will it be able to dissolve this paper, e non solo potrà sciogliere tutta questa carta, but it will dissolve it into sugar, ma la trasformerà in zucchero. And I know that this sounds futuristic, e anche se questo può essere molto futuristico, but the amazing part is that they succeeded, il fatto è che ci sono riusciti, and you can already see how they look different, like a company and not necessarily someone from the academy. E qui vedete la differenza nella società dove viene eseguito rispetto all'Academy. Because they have a working product which is very successful. Perché hanno dei prodotti che hanno grande successo. And this gives the taste how we can easily use. E questo vi dà l'idea di come possiamo facilmente utilizzare what nature has already engineered for us. Diciamo sfruttando la natura. And I think that penicillin, the antibiotics, is the best example. E naturalmente l'esempio migliore è quello della penicillina. That Fleming, which was brilliant, che Fleming, che era molto intelligente, but ran a pretty, they say, this is the story, a pretty messy laboratory. E che aveva però un laboratorio molto in disordine. And after returning to the lab after a vacation, e che dopo al ritorno da una vacanza, he saw that whether by accident wherever a mold has grown, there is no bacteria. Aveva trovato appunto questa muffa. So this is my sviluppata. So my personal motto is usually that when life gives you mold, make penicillin. E quindi il mio concetto è che se con la muffa si fa la penicillina. Because I think that a lot of the scientific breakthroughs or progress, perché molto del progresso scientifico actually come from mistakes, spesso viene da errori. But the point is to find this mistake and not throw away the plate with the mold to the trash. Ma il punto è di trovare questo errore in modo da poter, diciamo, giocare, sfruttare in questo caso la muffa. And for example, nature has evolved jellyfishes which glow in the dark. Ad esempio, c'è adesso abbiamo queste questi cetacei che brillano nel buio. And we use it a lot, science. E li utilizziamo molto nella scienza. In order to visualize different parts of the animal, of the organism. Per poter vedere diverse parti e organismi dell'animale. Or to test different drugs against tumors, as you can see. O per provare, testare diversi farmaci antitumorali. And it's amazing, you can see for yourself how these organisms look like and how they glow in the dark. Potete vedere voi stessi come brillano nel buio. And of course I'm not here to defend science. E naturalmente non sono qui per difendere la scienza. That all experiments are responsible or ethical in terms of animal experiments. Bisogna, c'è anche l'aspetto etico in tutti gli esperimenti. And on one of the billboards in Israel, e in Israele, there was this notification, c'era questa scritta, which says that mice just escaped the lab, che diceva che un topo era appena scappato dal laboratorio, a green fluorescent mice, che era verde, fluorescente, HIV positive, era positivo per l'HIV, and whoever knows anything about its whereabouts, e se qualcheduno sapeva dove fosse, please call the nearest secretary and please do not pet him. Per favore di chiamare la segretaria e di non toccarlo.
So this sums up my entire philosophy about the responsibility of science. Quindi questa, diciamo, è la filosofia della responsabilità della scienza. And of course we can count on the Japanese to do crazy applications. E naturalmente possiamo contare sui giapponesi per delle applicazioni veramente pazze. They took silkworms. Qui sono dei bachi da seta. And introduced the glowing proteins, the genes which produce the glowing proteins. E hanno inserito i geni per questa luminescenza. And they have silks that glow in every color that they've engineered. E quindi hanno adesso della seta che brilla. And just think about a bride that pensate giusto alla sposa that is trying to get the wow effect. Che per avere il suo effetto wow. What happens when they turn off the lights? Cosa succede quando si spegne la luce? And the entire bride just lights up in the e dark. L'intero vestito brilla al buio. So going back to more important projects. Ritornando ai progetti più importanti. These are three guys. Qui vediamo questi. With a do-it-yourself biology lab. Qui. Se ritorniamo al laboratorio fai da te. And they said that it's a shame. E hanno affermato that we waste so much electricity and pollute our planet. Che è un peccato che sprechiamo così tanta elettricità e inquiniamo il nostro pianeta. In order to light up our streets with artificial light. Per illuminare gli ambienti con luce artificiale. Why not again to steal from nature what it already evolved? Perché non sfruttare la natura? Why not copy a few of these genes from the firefly into plants? Perché non copiare alcune di questi, prendere alcuni di questi geni delle lucciole e inserirle nelle piante? And to get plants which will glow in the dark. Per avere delle piante che quindi possono brillare al buio. And being a do-it-yourself biology, e quindi lab, con la biologia del do-it-yourself, del fai da te, they didn't have any funding, non avevano nessun fondo, so they were on a Kickstarter, sono una Kickstarter, and they raised almost three times the amount they wanted, and this project already e hanno ottenuto tre volte la quantità di energia che volevano. And I recommend to everyone here to just go online and see the movie which explains how they build it. E vi consiglio di andare a vedere il video che spiega come lo hanno fatto. Which is really amazing. Che è veramente sorprendente. And there are a lot of different projects. E ci sono molti progetti diversi. For example, enlisting viruses. Ad esempio qui per quanto riguarda i virus. Which will attack bacteria. Che troveranno i batteri. And kill them. Li uccideranno. And this is a new kind of antibiotics. E questo è un nuovo tipo di antibiotico. We even use 3D printers. Quindi si utilizza anche stampanti tridimensionali. Which are already pretty cheap and small. Che sono già abbastanza economiche e anche abbastanza piccole. And of course the media always likes to talk about the negative aspects. E naturalmente i media spesso parlano degli aspetti negativi. But there are a lot of good aspects. Ma ci sono anche molti aspetti positivi. This is an ear which was printed. Questo è un orecchio che è stato stampato. This is a vertebra of a kid. Una vertebra. Of a child with a tumor on his vertebra. Di un bambino affetto da tumore. And these are 3D bioprinters. Queste sono biostampanti tridimensionali. Which for example were used. Che ad esempio sono state utilizzate. In order to print. Per stampare living functional mice kidneys dei reni di topi viventi. This is amazing because questo è veramente sorprendente. Think about how many people die perché pensate quante persone muoiono while they wait for a matching donor quando sono in attesa di un donatore compatibile. Imagine you could take their own stem cells. Pensate di prendere, ad esempio, queste stampanti. Differentiate them into the target organ. Differenziarle nell'organo target. And just print them out.
e semplicemente stamparli. So it's really a huge, revolution in my è veramente un'enorme rivoluzione in questo senso. There are a lot of people living nowadays, for example. Ah, oggigiorno ci sono molte persone che vivono. This is the trachea, con la trachea, which goes to the two lungs, and it was printed and coated. Poi collegata ai polmoni, che è stata stampata. And people have been living for years without a rejection. E questo viene utilizzato, molte persone vivono con questo tipo di trachea da anni senza nessun rigetto. And nowadays you have blood, which is manufactured in a powder, and you can just like dairy products for babies. Oggigiorno si ha anche il sangue che viene prodotto sotto forma di polvere, come i latti per bambini. You have milk which is produced from the genes transferred into plants, and you don't need the cows. Anche il latte che viene prodotto con dei geni, quindi non si ha più bisogno delle mucche. There are even compounds nowadays that can reverse the aging process. Ci sono anche dei composti che possono invertire il processo di invecchiamento. And even big data. E anche dati importanti. Researchers from Harvard. Dei ricercatori di Harvard. Have succeeded to encode 3 million the information of 3 million disks. Hanno codificato le informazioni di 3 milioni di questi dischi. Into 1 gram of DNA. In un grammo di DNA. And a lot of these projects are thanks to the new technologies. E molti di questi progetti sono grazie alle nuove tecnologie. For example, the Human Genome Project, which cost $3 billion. Ad esempio, il progetto del genoma umano che è costato 3 miliardi di dollari. And took 15 years. E che ha richiesto 15 anni. You can now do it on a machine which is a disk on key. Lo si può adesso fare con una macchinetta. It's really cheap, it doesn't take much time. Economico, non richiede tanto tempo. So now the dream is. Quindi adesso il sogno. Not only for a computer for every kid. Non solo per che ogni bambino abbia un computer. Is that everyone can sequence themselves. Che tutti, diciamo, possano studiare se stessi. For example, everyone here can order to their homes for $99 from different companies a box which contain a tube. Ad esempio, tutti qui più o meno possono comprare questa scatola che costa $99 e che contiene questo tubo. You spit into it, you send it back. Si sputa dentro questo tubo, lo si invia. And you receive an email. E si riceve un'email. That you can start search inside yourself. E potete cominciare a cercare dentro voi stessi. For example, you can tell your ancestry composition, where you come from the world, from which regions your potete ancestors come. Risalire ai vostri antenati dalla regione da dove avevano origine. You can tell your health risks if you have certain risks. Si possono quindi individuare dei rischi di salute. My best friend from kindergarten finally understood why he always have stomach aches. Ad esempio, certi hanno capito perché continuavano ad avere sempre mal di pancia. And if you're the carrier of very dangerous genes. E questo è per il portatore di geni molto pericolosi. Of course you don't have to open all of this information. Naturalmente non dovete necessariamente aprire tutta questa informazione. You can just guide your diet. Potete semplicemente controllare o dirigere la vostra dieta. To know if the toupee is in your future. Per sapere se nel futuro dovrete utilizzare il toupee. And they even recruited one of the best physicians in the world, McDreamy, to be part of their uno dei più famosi dottori al mondo, of their PR. Con il suo set qua. And even for a potential mom and dad that wants to start a family. E anche per un potenziale papà e mamma che vogliono cominciare a avere dei figli. They offer to each one of them to send their spits and get their own genetic map. Possono entrambi inviare il proprio sputo ed avere la loro mappa genetica. And free of charge to get a genetic estimation of their child. E quindi avere una stima del figlio gratuitamente.
And of course, there are a lot of different companies. It's really hard to regulate them. All of these companies offer direct-to-customer sequencing. Naturalmente ci sono molte società e tutte queste società offrono un sequenziamento gratuito per le famiglie. And I will finish by saying that a lot of these projects, which were dreams at the 80s or the 90s, e finirò dicendo che molti di questi progetti che erano solo dei sogni negli anni 80 e 90, like the resurrection of extinct species, come la risurrezione di specie estinte, are already happening. Adesso invece sono possibili. There are different labs, ci sono vari laboratori which take hair samples of a woolly mammoth, che prendono ad esempio un campione di pelo del mammut, they sequence their DNA, eseguono il sequenziamento del DNA, they synthesize them lo using sintetizzano the 3D, the DNA printers, con le, e poi lo stampano con le stampanti DNA. There is already one species which was resurrected, e c'è già una specie che è adesso è ritornata, the Spanish goat, but unfortunately it died after 7 minutes. Capra spagnola che però purtroppo è morta poco dopo essere nata. And of course we can only pray that the zoos, e naturalmente ci potranno poi essere degli zoo, won't get filled up with this kind of animals, e speriamo che non poi si riempino con questi tipi di animali. Or if you remember from Seinfeld the pigman, se vi ricordate dal film. But of course this is only Photoshop, ma naturalmente questo è ottenuto soltanto utilizzando Photoshop, il programma. But this vision isn't, ma questa invece no. This vision by George Church in Harvard, questo di John Church in Harvard, he said that he can create, ha detto di poter creare, a Neanderthal baby, un bambino dell'epoca Neanderthal, he just needs a willing woman, ha solo bisogno di una donna disponibile a far ciò. Because I guess that in the same fashion in psychology, so does in biology, quindi come c'è, va di moda in biologia, anche in psicologia. All of us need a mother, as an incubator at least. Tutti noi abbiamo bisogno di una madre o almeno un'incubatrice. So with this slide I'm going to finish. Quindi con questa diapositiva io finirò. With all the questions that I don't have the answer to. Con tutte le domande alle quali io non ho risposta. Where is this new field going to? Dove si andrà con questo nuovo campo? New positive directions? Nuove direzioni positive? Or at least that scientists think o that it's perlomeno positive, quelli che gli scienziati ritengono siano positive? Or to very scary places? O in posti che veramente fanno paura? In which every kid could just print out a virus? Dove qualsiasi bambino potrebbe semplicemente stampare un virus, and we would need a weekly update, e quindi noi dovremmo aggiornarci continuamente ogni settimana. So this is my favorite quote in the world, quindi questa è la mia citazione preferita al mondo, that if you can't explain it simply, se non si può spiegare qualcosa in modo semplice, it means that you don't understand it, vuol dire che non lo si capisce. Thanks a lot for the invitation. Grazie molto per avermi invitato. And if anyone has questions, you can really feel free to send me an email with any questions that you have in mind. Se qualcuno ha qualche domanda, sentitevi pure liberi di mandarmi un'email. So thanks a lot for quindi the invite. Grazie mille. Grazie Tom. Ci sono domande? C'è qualcuno che ha domande o curiosità dalla platea? Sì, è un microfono.
Buonasera, volevo sapere se il computer biologico che può riconoscere le cellule cancerogene e curarle, se è già un progetto che esiste e che funziona, oppure se è per il momento soltanto un'ipotesi. Grazie. No, it's very good that you ask that because grazie per aver fatto la domanda. It's a developing project. È un progetto in via di sviluppo. But even if everything was already working, ma anche se tutto fosse già funzionante, because currently the state of the research in the world, perché attualmente lo stato di ricerca nel mondo, with biological computers, nel campo dei computer biologici, are experiments in mice, not in humans. Sono sperimentati sui topi e non sugli esseri umani. So it's very important to know that if there's someone sick now, quindi è importante sapere che se c'è qualcuno malato adesso, it's not something applicable nowadays, non è ancora applicabile al giorno d'oggi, it will have to be at least 7 years, ci vorranno almeno 7 anni of the regular FDA tests, per i vari test regolari sul so it's a good thing you asked because I didn't say it and it's very quindi, good. La ringrazio per aver fatto la domanda perché non l'avevo detto. Not to raise false hope with someone that is terminal right now. Non vorrei sollevare delle speranze per qualcheduno che è ammalato, magari anche in fase terminale in questo momento. Buonasera, lei non è mai spaventato da quello che fa? Afraid by what? Ah, of course, I'm basically more paranoid than the average person. Sì, sono più paranoico della media delle persone. But I think being afraid is good. Ma penso che sia positivo avere anche paura. Because it makes you, it helps you to make a lot of regulations. Perché contribuisce a fissare delle regole. And introduce a lot of safety mechanisms. E introdurre molti meccanismi di sicurezza. And at least from the scientific community. E almeno per la comunità scientifica. I'm less scared. Ho meno paura. I'm more scared than the average genius. That sits in his garage. Ho più paura del genio medio che si trova nel proprio garage. And has no regulation. Che non segue regole. And is limited by nothing but his imagination. E che è semplicemente limitato dalla sua immaginazione, dalla sua fantasia. So he can take this field to wherever orientation. E quindi può applicare questo campo a qualsiasi orientamento che desidera. So yes, my answer is definitely yes. I am afraid of the direction's potential. Sì, naturalmente ho paura di eventuali direzioni in cui si potrebbe andare. But I think that with every great new power comes, I don't know, great new dangers. Ma naturalmente con ogni nuovo grande potere ci sono anche grandi pericoli. Altre domande? Prego. Buonasera. I prototipi di questi computer biologici che già sono sperimentati sui topi e tutta questa serie di studi è destinata a essere coperta da un brevetto oppure sono conoscenze aperte che vanno su canali diversi anche in altri centri studi? No, so the beautiful part about the academy in opposed to the industry. La parte positiva del settore accademico che è in contrasto invece con l'industria is it's more oriented to be open access. E che sarà tutta da accesso libero. And of course there are patents. Naturalmente ci saranno dei brevetti.
but hopefully it will be something that would be open for everyone. Ma si spera che sia qualcosa di aperto a tutti. Because we are not a huge pharmaceutical company. Perché non siamo una grossa ditta farmaceutica. But again, there are patents, but, ci sono dei brevetti. But the main motivation is that it will be some new technology, easy and cheap technology. Ma l'idea di base è che dovrà diventare una nuova tecnologia, una tecnologia economica. That everyone would use even if they don't have cancer, as some pre-treatment in advance. Che tutti potranno utilizzare anche se non sono affetti da tumore, che potranno utilizzare diciamo in fase preventiva. A computer which will just roam inside our bodies and at the second that something goes wrong will treat it without it developing to something malignant or huge. Che quindi il computer girerà liberamente all'interno del nostro corpo e che se c'è qualcosa che non va lo tratterà, curerà anche a nostra insaputa. Ci sono altre domande? Prego. Volevo chiedere se ad esempio è possibile in un prossimo futuro che ad esempio due genitori possano scegliere quali geni dare al proprio figlio, al proprio futuro figlio, cioè se si potrebbe riscrivere il DNA del figlio che può venire. Cioè. Yeah, so basically because of the translation, I didn't speak all of the material I usually put, but I speak about this exactly. Non ho parlato appunto perché c'era anche l'interpretazione, quindi mancava tempo. Generalmente tratto anche questo argomento. The leading company of the direct-to-customer sequencing. La società principale che si occupa del sequenziamento. 23andMe. Questo è il nome. They have patents about. They have like a menu in Excel that you can choose different genes or. Hanno il brevetto di un menu che si può usare anche in Excel dove si possono scegliere. Some of them could be cosmetic. Alcuni aspetti potrebbero essere legati invece più alla cosmesi. And other health. Altri invece questioni salutari. And but when I think about it, it's not that different. Ma quando ci penso, non è poi così diverso. Than sperm banks nowadays. Delle banche dello sperma al giorno d'oggi. Because a lot of the sperm banks nowadays has a menu in which you can order different eye colors, different hair colors. Perché anche queste hanno oggigiorno un menu, il colore dei capelli, degli occhi, eccetera. So ethically, we are already. This, quindi da un punto di vista etico ci siamo già in questa situazione. Buonasera. Quello che non è molto chiaro, che non ho capito, è che il DNA è il codice. Yeah. Il codice è il programma che gira all'interno della cellula. We have different types of biological computers. Some of them. Abbiamo diversi tipi di computer biologici. Some of them the code of the DNA. Alcuni si basano sul codice del DNA. It's just like a code of zero and ones. Ed è come un codice di 0 e 1. And you can decide the language or the code. E si può quindi decidere il linguaggio, il codice. And then you have the software or the hardware using the DNA mechanisms. E poi si ha il software e l'hardware utilizzando i meccanismi del DNA. Of different enzymes or different chemical reactions. Diversi enzimi per ottenere reazioni diverse. But in other biological computers. Ma in altri tipi di computer we use the natural toolbox utilizziamo il natural toolbox of the cell, of expressing genes, quindi della cellula, dell'espressione dei geni. And you can look at it as
electric current, but instead of electricity going through, e lo possiamo vedere come corrente elettrica, quindi invece di essere trasmessi dall'elettricità, you have a circuit of genes that could trigger one another. Si ha una serie di geni che si attivano uno con l'altro. And this circuit can process information in the same way that electrical engineering circuits work. E questo, quindi questo circuito elabora le informazioni come nel campo dell'ingegneria. But the code is in the DNA. Ma il codice è il DNA. Ecco, la domanda è questa. Il codice è dentro la cellula. La cellula è composta da pareti, membrane cellulari esterne che hanno dei recettori, ad esempio CD20 è presentato dalle cellule B dei linfociti. Ma come entriamo dentro la cellula? Perché il problema è entrare dentro la cellula. So the problem of how to penetrate a cell. Quindi il problema di come penetrare la cellula. It's not a problem which is unique to our project. Non è un problema che è, diciamo, solo legato al nostro progetto. Think about it that every drug. Ogni farmaco. Faces the same problem. Deve affrontare lo stesso problema. So there is an entire field. Quindi c'è un intero campo. Of drug delivery. Di legato appunto ai farmaci, alla trasmissione dei farmaci. As I saw even in the IIT you have a special division devoted to it. Anche qui c'è un settore specifico dedicato a questo problema. So either we take the fruits of that field. Quindi o esaminiamo questo campo. Or we can use the bacteria which lives inside us. O possiamo utilizzare i batteri che vivono all'interno di noi come portatori naturali, trasmettitori naturali. Yeah. Hope that answers your question. Non so se ho risposto alla sua domanda. Yeah, ciao. Visto che avete fatto un sacco di riferimenti a ingegneria informatica, ingegneria elettronica, mi chiedevo se nel vostro team di lavoro sono presenti persone che hanno questo tipo di background e non solo persone che hanno studiato biologia o altri rami. So the background is pretty tricky. Il background, questo è un aspetto un po' più difficile da affrontare. I can say about myself personally. That, io posso parlare di me stesso personalmente. I come from different backgrounds. Io ho diversi background. I have three bachelor degrees in computer science. Ho tre lauree in informatica. In biology. In biologia. And in psychology, which is e in psicologia. And then later on I just integrated into something that integrates both of the disciplines. E quindi poi ho cercato di integrare entrambe le discipline. But the beautiful part is. Ma la parte più bella. That there's room for almost every field. È che c'è spazio quasi per ogni campo. For example, in the folding of the DNA shapes. Ad esempio, nel quello che abbiamo visto, dare le forme al DNA. A lot of laboratories take architectures. Molti laboratori assumono anche architetti. That helps them model the shapes. Che li aiuta a modellare queste forme. And we even have in Israel a project. E in Israele abbiamo anche un progetto. Of someone that takes the mutated cancer cells. Di qualcuno che prende le cellule cancerogene mutate. And translate the code into music and. E traducono questo codice in musica. There are really opportunities for many fields to quindi express themselves. Quindi ci sono themselves. Veramente c'è spazio per tutti yeah. I campi per potersi esprimere. But in my opinion, it's easier ma to. Io penso che sia più facile. To make up for the lost knowledge in biology. Cercare di recuperare queste mancanze di conoscenze nel settore della biologia e negli aspetti anche di informatici e di ingegneria. Because the introduction here is really to look at biology at an engineering level. L'idea è di esaminare la biologia a un livello di ingegneria.
Io avrei due o tre domande. Una, questo metodo pensa che in futuro sarà anche orientato verso non solo alle cellule cancerogene, ma ad esempio ad attaccare anche virus o altri microrganismi, quindi avere un campo di azione più vasto. Yeah, that's the best example, I questo think. È l'esempio migliore. And one of the most common pathological conditions. E diciamo quello con condizioni più so comuni. So of course we aim at something broad. Quindi si mirava a qualcosa di ampio. But basically we target specific profile expression. Ma noi sostanzialmente poi il nostro obiettivo sono varie espressioni, vari profili. If the medical doctor, the physician can tell me, se ad esempio il medico mi può dire these specific cells have gone bad with mutation A, B and C, queste cellule hanno avuto esito negativo con le mutazioni A, B e C, you can program the biological computer accordingly. Si può programmare il computer biologico di conseguenza. So it doesn't necessarily have to do with cancer. Quindi non necessariamente si ha a che fare con il tumore. But of course for more complex diseases in terms of the biological platform. Ma per quanto riguarda le malattie più complesse e in relazione alla piattaforma biologica. Let's take schizophrenia or schizophrenic patients. It's too complex. Questo diciamo diventa un po' troppo complesso. The physician cannot tell me it's a mutation ABC, so I don't know how to approach those quindi, kind of problems. Se il medico non mi può dare le informazioni riguardo a queste mutazioni, allora è più difficile affrontare il problema. So it's a limited power. Quindi è un potere forse limitato. Yeah. Un'altra domanda. L'eliminazione di diciamo di questi mini computer, cioè, vengono poi eliminati dall'organismo, vengono metabolizzati e poi espulsi, e una volta espulsi, visto che contengono tossine, possono eventualmente creare problemi poi nell'ambiente? Yeah, of course they can create problems. Sì, naturalmente possono creare dei problemi. This is why we insert in advance many safety mechanisms. Ed è per questo che fin dall'inizio noi inseriamo molti meccanismi di sicurezza. For example, if you engineer some new kind of plant. Se ad esempio si vuole con l'ingegneria creare un nuovo tipo di pianta. And you are scared that it would go widespread in the normal population. E avete paura che poi si diffonda tra la popolazione normale. You can delete certain genes. Si possono cancellare alcuni geni. That without them the plant or the biological computer would not be able to live. Che senza di questi la pianta o il computer biologico non può funzionare. So we can just knock out the certain genes. Quindi possiamo eliminare determinati geni. And we prefer that the computer would just dissolve after a short amount of time. E preferiamo che il computer si sciolga dopo un certo periodo di tempo. In order not to allow it to mutate and to just artificially perché create non, new capabilities. Perché non possa continuare con le mutazioni o creare qualcosa di artificiale. Grazie. Thank you. Ci sono altre domande? Okay, allora, se non ci sono altre domande, ringrazierei ancora Tom Rann per questa lettura e per averci dato un quadro di qualche cosa che forse pensavamo potesse essere fantascienza, ma in realtà non solo è alla portata dei biogarage, ma è già alla portata di diversi ricercatori e speriamo che possa essere usata bene. E vi ricordo che la settimana prossima avremo la conferenza conclusiva sui nuovi materiali sviluppati da le nuove ricerche dal mondo nano sviluppati da tre donne dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Atanassia Atanasio per i materiali intelligenti, Anako Tsushima per quelli biologici
e Barbara Mazzolai per quelli dalle piante per i robot plantoidi. Quindi grazie ancora Tom per questa lettura. Thanks a lot to Albi.